parlato fin qui, diciamo, soprattutto di fantastico, ma appunto questa non è l'unica chiave, no, per penetrare tra questi studi. Per restare ancora a Calvino, per esempio, una delle cose che a me sono sembrate non solo più, diciamo, non solo più nuove, ma anche più fascinose tra le proposte, tra le offerte di Sandrini, è questo reiterato, insomma, interesse che va accetto col fantastico, certo, ma che è anche diverso dal fantastico, questo reiterato interesse di Calvino per il problema, diciamo così, il problema mitologico del mito dell'origine, no? E più in generale il problema del mito. Intanto vorrei chiedervi, diciamo, ragione, e poi anche se potessi spiegare al pubblico il senso di questo, diciamo, Calvino segreto, no? Dal mito alla letteratura, un Calvino segreto. E magari soprattutto pensando a questo è un libro di dialoghi, diciamo di dialogo, certo, di un dialogo fondativo, quello con Leopardi, ma di altri dialoghi tra autori, come è già chiaro, per esempio quello tra Calvino stesso e Cesare Pavese. Già prima dicevo che Sandrini in questo libro è anche molto attento, certo, a trovare dei nessi e delle sovrapposizioni, ma anche a distinguere. Certamente Pavese, anche nel caso di Calvino e Pavese, certamente Pavese ha giocato un ruolo fondativo di magistero insostituibile per Italo Calvino, ma c'è anche un momento, diciamo così, se non di frattura, di svolta, e insomma di grande differenza della visione che l'uno e l'altro hanno del riuso del mito, a partire anche da certe letture differenti, a partire da certe letture nuove di Calvino. Ecco, possiamo tornare su questo. Certo, grazie, perché questo è uno dei punti più vivi del libro, perché in fondo Pavese rappresenta il primo momento della vita e della letteratura di Calvino, e Leopardi si precisa meglio il suo influsso in un secondo momento. Quindi questi due maestri sono così importanti, decisivi per lui, un maestro novecentesco come Pavese e poi insomma il grande modello leopardiano. Ora, Pavese elabora negli ultimi anni della sua vita, prima insomma della sua tragica scomparsa nel 1950, quando Calvino ha 27 anni ed è uno scrittore che da poco è esordito, ma che già ha cominciato a lavorare anche nell'ambiente Einaudi, in cui Pavese è anche, oltre che lo scrittore di punta, il grande organizzatore editoriale, insomma, perché gli ultimi anni della vita di Pavese sono di numerosità che ha dello straordinario. E questa teoria del mito di Pavese si basa sul fatto che il mito è una specie di archetipo che noi ripetiamo in ogni momento della nostra vita quotidiana. Ogni gesto che fate ripete un modello divino, dice Mnemosine ad Esiodo in uno dei dialoghi con Leucov di Pavese, che sono in fondo la più compiuta espressione poetica di questa idea del mito. I miti sono degli archetipi che rivivono attraverso gli attimi estatici, cioè quei momenti in cui ciascuno di noi sente e capisce religiosamente, perché questo è il termine che usa Pavese, il valore che hanno per esempio i luoghi. Se noi ci troviamo in una vigna, magari sotto una collina, in una certa ora del giorno, in un campo di gran turco, come dice anche Pavese in uno dei racconti di Ferrero Agosto, e percepiamo all'improvviso quello che questi luoghi e queste sensazioni potevano significare per un antico e per un primitivo, allora noi capiamo che cos'erano i santuari dei greci, che cos'erano i santuari posti sulle colline, e come mai, appunto, dice lui, le feste della fantasia e della memoria si situavano in questi luoghi prominenti della Grecia continentale, in alto, sopra i campi, come si vede però anche quando si va a visitare magari dei luoghi archeologici in Grecia. Il mito dunque può rivivere in ogni epoca, perché è un momento liminare rispetto alla poesia, un momento di soglia, di precedenza. Questa è l'idea che Pavese ha del mito, e sappiamo che la sua idea poetica si affianca poi a un importante lavoro editoriale con una collana di Einaudi tutta dedicata a queste problematiche della mitologia. Calvino si trova nei primi anni 50, quando Pavese è scomparso, a lavorare invece sulla fiaba. Io credo che non si insisterà mai abbastanza sul valore che hanno le fiabe italiane di Calvino.
vino. I film dei conti a metà degli anni 50, che il vino si trova a fare con 150 anni di ritardo, quindi quello che i Grimm avevano fatto in Germania, anche se Calvino non raccoglie della tradizione popolare, ma può prendere le sue fonti da una grande produzione che era stata fatta già dagli anni del positivismo, dalla fine dell'Ottocento, da folcloristi e da studiosi italiani, quindi si limita a tradurre dai dialetti, da questa ricchezza che sono i dialetti italiani, le fiabe in un italiano corrente. Ma questa ricerca, dove c'è anche in luce la sua futura narrativa combinatoria, perché Calvino cerca, insomma, all'interno delle diverse varianti delle fiabe, quella più interessante, più giusta da raccontare, questo approccio dunque verso la fiaba è anche quello che lo avvicina e nello stesso tempo lo distanzia da Pavese. Calvino poi qualche anno dopo, in piena stagione sperimentale, cioè negli anni 60, nel 67, scrive un saggio che si intitola Cibernetica e fantasmi, appunti sulla narrativa combinatoria, in cui immagina addirittura che l'autore possa essere sostituito da un calcolatore elettronico. È una cosa futuribile allora, ma non troppo in fondo, perché se è ancora futuribile, forse per fortuna, che il computer sostituisca l'uomo, ovvero, come diceva Paolo Poli, l'uomo è giunto a un tale livello di perfezionamento che però può fare a meno di se stesso, no? La battuta che faceva spesso. Se non è augurabile questo, però certamente noi vediamo che Calvino capisce in anticipo l'importanza che avrebbe avuto il computer e l'organizzazione del sapere attraverso il computer nella vita dei decenni successivi, che sono i nostri. Ma in quel saggio Calvino immagina anche che il mito sia il contrario di quello che dice Pavese, cioè immagina, a sua volta raccontando una sorta di mito platonico, che il narratore della tribù, cioè la persona in cui lui si riconosce, insomma, no, che all'interno della tribù è incaricata, insomma, di raccontare, di intrattenere con il racconto, giocando con le funzioni narrative, giocando segnatamente, combinando le varie funzioni narrative, arrivi in una zona sconosciuta. E questa zona è il mito, che dunque si raggiunge, non è il punto di partenza, ma il punto di arrivo. E anche se queste figure sono sempre figure della ripetizione, e in questo c'è la fedeltà al maestro Pavese, così come c'è la fedeltà all'idea, che ribadisce poi anche nelle lezioni americane, che il mito non debba essere assolutamente sciupato con delle spiegazioni. Nelle lezioni americane, quando racconta il mito di Perseo e Medusa, dice: non voglio commentarlo perché il commento lo sciupa, insomma, e qui sembra che prenda le parole di Pavese, che noi possiamo leggere tra l'altro nelle straordinarie lettere tra Pavese e Rosa Calzetti Onesti, che negli ultimi mesi della vita di Pavese corrisponde con lui perché sta traducendo l'Iliade, e anche lì c'è sempre questo problema di non perdere neppure una gemma dell'albero omerico, tra l'altro un'idea che anche del giovane Leopardi, che scrive proprio questo sul problema della traduzione omerica. Dunque c'è un rapporto forte con Pavese per quanto riguarda il mito, anche se spesso questa è rovesciata. Del resto Calvino negli anni 60 legge anche degli altri autori, legge per esempio Giorgio de Santillana, che vede i miti come grandi costruzioni astronomiche, ed ecco che arriva a Leopardi anche per un'altra via, però quella della passione comune per l'astronomia, in questo senso scavalcando nettamente Pavese. Però in questo libro ho dedicato un capitolo anche alla luna di Calvino, e l'ho intitolato La luna di Calvino tra Leopardi e Pavese. Naturalmente la luna è anche nel titolo, Le avventure della luna. Da tempo io mi occupo dei rapporti tra Leopardi e la narrativa del Novecento, e mi chiedevo quale poteva essere un modo per riuscire a fare un libro su questi argomenti, che potrebbero essere teoricamente sconfinati, perché gli autori da trattare sarebbero tanti, e qualcosa che ho già fatto anch'io occupandomi di Buzzati e Leopardi, o di Calvino e Leopardi, anche in relazione per esempio alla lettura importantissima pure per Calvino di Edgar Allan Poe. Però mi sono reso conto che avevo bisogno di tenere un'immagine mitica come comune denominatore, e questa immagine doveva essere per forza la luna, così cara a Leopardi, così cara anche a Calvino, che nelle lezioni americane dice addirittura la luna va lasciata tutta a Calvino, vero? Ricordando i passi lunari dei canti. E
la luna di Calvino tra Leopardi e Pavese, perché in realtà sono entrambi i maestri intervengono nel trattamento lunare di Calvino. Qui dovrei scendere naturalmente a parlare di testi, ma mi limito a ricordare un solo testo che è uno dei più straordinari, credo, di Calvino, cioè una delle cosmicomiche, che in realtà arriva un po' dopo la prima fase delle cosmicomiche, viene composta a Parigi all'inizio del 68 e si intitola Le figlie della luna. Questo è uno strano racconto, perché le cosmicomiche di solito sono ambientate in un lontano passato, però in questo caso il lontano passato coincide con una New York modernissima. E quello che racconta Calvino è esattamente un dito lunare, è la luna vecchia, puterellata, corrosa, che a un certo momento deve essere buttata via in una città dove rapidamente si butta via tutto. In effetti questa luna viene poi catturata, non cade però come essere di Leopardi, ma viene proprio catturata da una ruspa, come succederà poi nel film di Fellini, La voce della luna, e però ci sono delle ragazze che misteriosamente si deludano nei parchi di New York e che poi si scopre che si chiama tutte Diana, quella dea lunare, le quali liberano la luna che dopo un bagno rigeneratore nella baia di New York ritorna ad alzarsi verso il cielo. Naturalmente c'è la ripresa dell'idea leopardiana della caduta della luna, c'è anche però questo travestimento però completamente moderno rispetto a Leopardi, e c'è anche un rovesciamento di uno dei più significativi tra i dialoghi con Leucò, che si intitola La belva, che è tutto incentrato sul rapporto tra Endimione, il pastore che c'è anche sulla copertina del mio libro, che è in un'immagine in cima da Conegliano, questo giovane che dorme e che riceve la visita della luna. Nel caso di Pavese il dialogo è tutto basato sulla terribilità dell'incontro tra il mortale e la divinità. Diana Artemide non si rivela a Endimione, perché altrimenti dovrebbe morire, insomma, il mortale che arrivasse a contemplare veramente la dea. Anzi, non bisogna neanche dire il suo nome, non diciamo il suo nome, si dice infatti nel dialogo di Pavese. Ecco invece che in Calvino, al rovescio, abbiamo il nome di Diana che viene continuamente ripetuto, e queste Diane sono anche ignude. Tutto questo poi ci riporta ancora a Leopardi, perché proprio nella canzone La Primavera è adombrato, come diceva Massimo Natale, un altro mito di terribilità di Artemide, cioè quello di Diana e Ateone. Ateone è il cacciatore che per errore vede Diana nuda al bagno e per conseguenza viene abusato in serbo e stranato dai suoi stessi cani. Però Leopardi, che pure indica come fonte un video per la sua canzone, sceglie una soluzione diversa, perché nella canzone della primavera non succede questo. Il pastorello non vede Diana, vede solamente le acque di un torrente che tremano, e capisce che a mezzogiorno, come dicevano gli antichi, nell'ora sacra del mezzogiorno, il divino si è manifestato, ma si è manifestato rimanendo velato, senza rivelarsi. E nella strofa successiva invece abbiamo il viatore che guarda la luna, che lì Leopardi definisce Cipriglia luce, cioè luce non Diana ma Venere, insomma, Cipriglia è appunto Afrodite o Venere, la dea dell'amore, e lì finalmente la vede ignuda, ma la vede ignuda nel cielo, perché solamente lontanissima per Leopardi la luna può essere vista nella sua nudità. Se pensiamo che poi questo parlare alla luna lontana, fare della luna un'immagine del femminile lontano, arriva addirittura nei film di Fellini, dove c'è Benigni, no, vestito in questo strano modo, un po' da Augusto, cioè da clown, e un po' da Leopardi, che rivolge in effetti versi leopardiani alla luna, capiamo quanto sia vitale questo tema nell'immaginazione letteraria e non solo, anche cinematografica, da Leopardi fino a Fellini.